È un segnale importante perché questo dimostra il valore della scelta di una comunità che sceglie da quale parte stare. Una villa confiscata alla mafia diventerà la sede per la realizzazione di un progetto d'avanguardia in favore della disabilità. Succede nel Frusinate, a Sant'Elia Fiume Rapido. Ospite d'onore Maria Claudia Loi, sorella di Emanuela Loi, cui verrà intitolato il bene sottratto alle cosche. Prima giovanissima agente donna della Polizia di Stato a far parte di una scorta, quella del giudice Paolo Borsellino. Emanuela ha perso la vita insieme agli altri 4 poliziotti della sua scorta nell'attentato di mafia in via D'Amelio a Palermo il 19 luglio 1992. Sono molto emozionata, è giusto che si fa memoria, perché memoria vuol dire mantenere viva una persona cara che ora non c'è più. Il comune di Sant'Elia Fiume Rapido ha concesso in uso al consorzio dei comuni del Cassinate per i servizi sociali una villa di 600 metri quadri più il giardino attiguo appartenente a Carmine Giuliano, uno dei boss di Forcella, detto Olione, tifosissimo di Maradona, aveva fondato il primo club di sostenitori del Pibe de Oro nel 1986. Credo che sia un momento in cui la legalità si afferma, lo Stato dimostra la sua presenza, la sua efficienza e la volontà di portare sempre avanti e sempre a nuovi risultati la lotta contro la criminalità organizzata. Alla cerimonia di intitolazione si è parlato di valori, legalità, di azione sociale, sottolineando l'importanza della testimonianza educativa per le giovani generazioni e per la collettività.